Nelle proposte del piano Colao è presente una forte indicazione per il rafforzamento dei servizi territoriali, sia per la salute mentale di adulti e ragazzi che per le dipendenze. La mia presenza nella task force non si sarebbe potuta manifestare diversamente. Parte da qui Fabrizio Starace, presidente SIEP e membro della task force Colao e del Consiglio Superiore di Sanità. Questo perché qualsiasi iniziativa verrà adottata dovrà implementarsi in un tessuto che regga questa iniziativa. Se invece noi immettiamo del carburante anche in maniera ottimale, ma in un motore che ancora fa fatica a girare perché ha delle perdite di potenza, perché ha perdite di personale, perché ha perdite da altre parti, beh, allora non andremo molto lontano con quel motore. Secondo lei ci sarebbe bisogno comunque in futuro a breve di un'organizzazione di una conferenza su degli stati generali sulla salute mentale proprio? È quello che noi auspichiamo da tempo e io sono certo che la recente designazione della delega alla sottosegretaria Zampa otterrà in tempi brevi la definizione di un momento ampio, partecipato e condiviso di definizione dello stato dell'arte e anche delle prospettive da affrontare. Disturbi del sonno, attacchi d'ansia, aumento dell'irritabilità. Questi i sintomi più frequenti di cui hanno sofferto bambini e adolescenti durante l'isolamento dovuto all'emergenza coronavirus in Italia. Lo evidenzia l'indagine di impatto psicologico e comportamentale sui bambini delle famiglie in Italia durante il lockdown. A illustrare i principali risultati è Paolo Petralia, direttore generale dell'IRCCS Gaslini di Genova. Abbiamo avuto numeri importanti perché nel 66,8% del campione dei genitori abbiamo riscontrato una fragilità psicologica e questo correla direttamente con l'aumento del disagio dei bambini. Anche questo è piuttosto evidente, ma trovare una percentuale così alta di disagio familiare che in qualche modo induce, aumenta il disagio dei bambini, naturalmente ci dice che qualcosa bisogna fare e presto. Altro dato molto importante, sotto i 6 anni, delle 3.245 famiglie, noi abbiamo visto che il 61% presenta sintomi importanti. Tra questi, più di tutto, l'irritabilità. L'irritabilità insieme all'inquietudine, all'ansia da separazione e ancora una volta all'ansia della difficoltà di addormentamento con conseguente difficoltà a risveglio e presenza di risvegli notturni. In particolare poi gli adolescenti che nell'insieme hanno presentato sintomi il 71% dei ragazzi indagati, ecco, questo ci dice come davvero bisogna ritornare al più presto a situazioni in piena protezione naturalmente, in piena tutela, ma a situazioni di relazione normale tra pari. In futuro si determinerà una vera e propria crisi identitaria collettiva perché i piani che vengono coinvolti andranno dalla perdita del lavoro alla separazione e alla povertà. Il tutto in un contesto insicuro che metterà a dura prova l'identità di tutta la pubblica amministrazione. È uno scenario molto pessimistico quello descritto da Federico Conte, presidente dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, partecipando all'evento online dell'associazione Pop Lazio Post Covid con l'hashtag Lazio Lab e il modello per la ripartenza. Il modello a cui secondo me noi dobbiamo andare a puntare, avendo questa idea in fondo, è un modello che invece veda l'individuo nella sua complessità. Quindi, per esempio, non so, l'idea che il corpo venga curato dalla ASL e dai medici, che poi il Dipartimento di Salute Mentale si occupi della mente, il Centro per l'Impiego si occupi del lavoro, forse è da superare. Cioè queste organizzazioni, questi enti devono probabilmente collaborare avendo in mente l'idea che la persona è, come dire, un tutt'uno. E quindi forse la sfida importante da questo punto di vista della regione, della task force, è proprio quella di immaginare questi scenari e cercare di organizzare i servizi della regione, perché i servizi sono il braccio operativo che la politica ha per rispondere alla crisi, devono riorganizzarsi per cercare appunto di rispondere a questo tipo di domande. Il ritiro sociale volontario è una forma di disagio giovanile noto con il termine originario giapponese ikikomori. Il fenomeno risulta poco conosciuto in Italia e sebbene si contino almeno 100.000 casi nel paese, non esistono ad oggi delle linee guida ufficiali su come poter aiutare efficacemente il ritirato sociale e la sua famiglia. Nel frattempo si è riaccesa l'attenzione sugli ikikomori, poiché la pandemia accresce il rischio che
un maggior numero di adolescenti e giovani adulti non voglia più uscire di casa. Per aiutare questi ragazzi e i loro genitori nasce Ritirati ma non troppo, un aiuto per le famiglie. È il nuovo progetto clinico e di ricerca promosso dal Lido che prenderà il via il 26 giugno con due gruppi di aiuto online rivolti a 5 famiglie ognuno. L'offerta di aiuto incrementerà in base alla numerosità delle richieste. Dall'inizio della pandemia è stata riservata poca attenzione ai bambini perché non si è tenuto conto della complessità dei loro bisogni. Li si è trattati come piccoli adulti e sono decenni che la psicologia dell'età evolutiva sostiene che il bambino non vada trattato così. Lo dichiara Paola Binetti, senatrice UDC, chiedendo al governo maggiore tutela per i più piccoli e per le famiglie nell'eventualità di una recrudescenza del Covid-19 o della nascita di nuovi virus in futuro. Noi abbiamo bisogno che il governo riesca a mettere in mano dei genitori strumenti importanti oggi che garantiscano, per esempio, alle madri la possibilità di far fronte contemporaneamente alla didattica a distanza e allo smart working, perché non c'è dubbio che la didattica a distanza in gran parte è ricaduta anche sulle madri oltre che sulle insegnanti, e c'è bisogno di garantire una possibilità di distribuire i tempi in modo più adeguato, tipo l'organizzazione dello smart working facendo riferimento esplicito a un articolo previsto dalla legge, la legge 81 del 2017, che è il diritto a staccare, cioè il diritto a togliere la comunicazione diretta col datore di lavoro, perché non si pensi che quello sia un tempo senza confini. È un tempo che va contingentato, un tempo che va regolato e un tempo su cui va posta un'attenzione forte non solo da parte dei sindacati, possiamo dire, ma anche da parte di un'educazione culturale che permetta di distinguere tra quelli che sono i tempi di dedizione alla famiglia, tempi di dedizione al lavoro. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.